niente, sono ovviamente contento. Dentro per una vittoria fuori casa, che nel nostro campionato è sempre complessa, soprattutto all'inizio, quando una squadra come la mia deve trovare una sua identità precisa. E sono contento per come era andata la partita, ovviamente, per essere stati sotto. E per noi è molto importante vincere questo tipo di partite soffrendo, mostrando orgoglio, carattere nel rimanere attaccati al risultato mentre ci prendiamo del tempo per crescere e per migliorare. Oggi abbiamo pagato contro un'ottima Vanoli, pronta come sapevamo, perché questa è una squadra molto europea che fa pochi fronzoli ma con molta sostanza e che quindi sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà difensiva all'inizio partita, perché è una squadra che ha taglia fisica superiore a quella delle squadre della sua fascia e noi abbiamo pagato questo cattivo avvio. E poi ovviamente una squadra come la nostra, la chiave sta nelle troppe palle perse che abbiamo avuto, perché alla fine noi è lì che non possiamo permetterci di pagare. Abbiamo sofferto questo tipo di fisicità che temevo, ma abbiamo sofferto troppo, perché poi alla fine invece dal campo, quando i palloni non li abbiamo buttati via, abbiamo costruito bene, perché una percentuale da due punti che è buona ma poteva essere eccellente per i molti lay-up, anche tiri appoggi facili che abbiamo sbagliato e dei tiri aperti a tre punti. Complessivamente ci siamo stati in difesa dopo quel primo quarto, soprattutto nel secondo tempo, quindi veramente dobbiamo pulire dalla partita quelle palle perse, ma queste sono atmosfere e situazioni nuove per molti dei miei giocatori. C'erano molte insidie oggi, alcuni di loro come McCallum che facevano la prima partita, Orakovic a questo orario, insomma tante cose. Per cui sono molto contento, perché se durante la partita abbiamo avuto ansia, ogni volta che ritornavamo vicini per recuperare il break abbiamo avuto ansia come una squadra appunto giovane e non come una squadra esperta, e lì non abbiamo mai concretizzato il riaggancio e il sorpasso, due o tre volte. In questo a volte una squadra può disunirsi alla fine, e fuori casa in un'atmosfera molto bella come c'era oggi, un bel pubblico, veramente una bella giornata, pubblico caldo ma civile, e noi abbiamo avuto la forza invece poi in fondo di farlo questo tipo di sorpasso. E niente, dobbiamo renderci conto di alcuni dettagli. Vi faccio un dato: una squadra come la nostra, che vuole anche attaccare di più l'area, deve riuscire ad andare a tirare i tiri liberi, mentre nel primo tempo una squadra come la nostra che ha tirato non tantissimo da tre punti, quindi ha attaccato l'area con 22 tiri da due punti, ha tirato zero tiri liberi, e questo è un dato che sicuramente ci deve far riflettere, ci deve far crescere, perché poi nel finale, quando ci siamo andati con più convinzione, evidentemente penso sia stato questo, qualche tiro libero in più l'abbiamo tirato, anche se sempre meno di Cremona e meno di quelli che una squadra come la nostra deve riuscire a provocarsi con i giocatori che ha. Sì, ma infatti era un'altra di noi abbiamo bisogno proprio di questi momenti. Nell'intervallo ci siamo proprio detti anche questo con Bo, che c'erano gli spazi per andare in fondo. Nel primo tempo è stato un po' più esitante, ha cercato di coinvolgere un po' tutti, ma ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno comunque del suo attaccare il ferro, e era proprio una cosa che ci siamo ripromessi di fare nel secondo tempo, e credo che lui, come avevo detto in prima dell'inizio della stagione, è un giocatore che è competitivo, che ha personalità, e credo che questo sia stato un segnale proprio importante che arriva dal playmaker. Per cui niente, poi mi è piaciuto il fatto che avete visto
i giocatori sono aiutati, sono emozionati, quando una squadra gioca con emozione sono segnali su cui costruisci, perché oggi per 2-3 volte c'era l'opportunità di, non dico mollare, ma insomma Cremona ha segnato un paio di volte nel secondo tempo allo scadere dei 24, quei canestri che ti possono riallontanare, ti ritagliano le gambe, invece siamo stati bravi, ripeto, perché una partita di questa intensità, poi queste partite qui fanno classifica, perché sono in questi campi che si decide vincendo fuori chi riesce a stare al vero. Also luck, you know, brought us into losing side, but I am pretty proud on my players. They didn't afraid about famous team as Siena is. They believed that we can win. And they show this on the court. So, two different things. Roland had during the last period of the game cramps, okay, muscle cramps, and many times I needed to put him on the bench to relax a little bit and back. So we lost a little bit concentration that time. We don't have a long bench, not a deep bench, and this is also one indicator of the game. You can see that until we have power with our starters, or let's say 7-8 players, we are okay. Then later it's a problem against Siena, who really rotate 10 or even more players.